Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di ipertrofia prostatica benigna e per farlo siamo ancora una volta in collegamento con il professor Novello Pinzi. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera a tutti voi. Bene professore, nella puntata precedente ci siamo occupati sempre di prostata, però in quel caso abbiamo parlato di terapie innovative del tumore prostatico. Questa volta invece parleremo dell'ipertrofia prostatica benigna. Che cos'è professore? È una malattia molto frequente che comincia a un'età media di 50 anni, talora anche prima, e che lentamente altera la qualità di vita. E i pazienti cominciano ad avere gli stimoli improvvisi a dover andare in bagno, magari in corso di lavoro o in corso di viaggi o durante una riunione, e questo li mette un po' in difficoltà. Cominciano talora ad avere anche la notte, alzarsi spessissimo, la famosa nicturia, andare sul bagno, dover aspettare prima di cominciare a fare uscire le urine, e assistere qualche volta a delle complicanze infettive con febbre alta, bruciore urinare, sgocciolamento e difficoltà a fare le urine. Possono poi evolvere anche ritenzione urinaria acuta, non riuscire più a mingere e per cui devono recarsi a un pronto soccorso e mettere un catetere. I sintomi talora sono così marcati da alterare veramente la loro vita quotidiana e creare una specie di schiavitù sintomatologica. Anche l'attenzione, invece di essere sul lavoro, sulle occupazioni quotidiane, diventa un'attenzione alla ricerca di un bagno vicino dove dover correre in presenza di questi stimoli così spesso repentini e improvvisi. È una forma di schiavitù che oggi si può superare facilmente con questi trattamenti innovativi. Ma prima dobbiamo dire che all'inizio si fa sempre una terapia medica, anche se ci sono qualche effetti collaterali della terapia medica, specialmente sulla pressione arteriosa. La terapia medica riesce a procrastinare l'intervento, ma non a guarire la prostata. Difficilmente una prostata guarisce con la terapia medica, solo si ritarda l'evento di intervento sulla prostata, l'intervento disostruttivo. Quale tipo di intervento e quali sono le aspettative? Ecco, una volta che la medicina, comune medicina non funzionano più, si ricorre, l'urologo le dirà i tipi di intervento da fare. Cosa si aspetta il paziente? Il paziente si aspetta innanzitutto di urinare bene, quindi menzione regolare, di avere assenza di disturbi menzionali irritativi e ostruttivi, di avere una minore degenza o nessuna, assenza di sanguinamento e soprattutto mantenimento della integrità sessuale. Per capire meglio l'innovazione di cui stiamo parlando, facciamo un pochino di storia. Vediamo quali sono gli interventi e le conseguenze. L'intervento per esempio a cielo aperto con il cosiddetto taglio, con un taglio da sotto ombelicale pubico, oggi raramente si fa, appartiene ormai al passato, perché comportava comunque 7 giorni di degenza, sanguinamenti, trasfusioni, e c'era un po' di ripercussione anche sulla sessualità. E poi nel tempo è stata sviluppata la TURP. La resezione endoscopica della prostata ha ridotto la degenza, in genere sono 3-4 giorni, ma non ha ridotto il sanguinamento e non ha ridotto il fatto che possono perdere la eiaculazione anterograda, per cui c'è un po' di una piccola mutilazione sulla qualità di vita. Queste sono le complicanze della prostata ostruttiva, che sembra un po' un bollettino di guerra, perché ci sono tantissime eventuali di complicanze, anche se di bassa frequenza, 5%, eccetera. Però ci sono queste complicanze. Mentre sono poi usciti i laser, queste hanno ridotto il sanguinamento, hanno ridotto la degenza, ma sull'aspetto sessuale non hanno apportato nessun miglioramento. E gli stimoli irritativi che si osservano con le resezioni endoscopiche lo si osservano anche con i laser. E allora qual è l'innovazione?
Perché ci sono tutti questi stimoli irritativi dopo gli interventi classici di TURP o di laser? Perché per distruggere la prostata si esegue la via endoscopica transuretrale attraverso l'uretra e si aggrediscono i lobi prostatici dall'interno verso l'esterno. Facendo così si creano delle caverne, delle piaghe che guariscono lentamente nell'arco di 40 giorni circa. E quando passa l'urina, che è acida, determina bruciore, fastidio, sanguinamento, stimoli continui a fare la pipì. Qual è l'innovazione di questa nuova tecnica? Che non si utilizza la via transuretrale, ma si utilizza la via transperineale ecoguidata, aggredendo i lobi prostatici dall'esterno, per cui non determinando ferite interne, né piaghe, né caverne, né scavazioni, non ci sono i disturbi irritativi che dicevamo sono tipici di qualsiasi intervento che attraverso l'uretra aggredisce la prostata. Quindi questo nuovo modo di aggredire la prostata dall'esterno rispetto all'endoscopia fa sì che i pazienti non hanno disturbi irritativi e guariscono e rimangono integri sessualmente. Tutti questi pazienti mantengono l'eiaculazione anterograda, mantengono la sessualità, quindi questo è il vero trattamento innovativo. L'apparecchio è sempre l'ecolaser, che determina, qui si determina con assoluta precisione quello che si vuol distruggere all'interno della prostata. Non si distrugge chiaramente la prostata, ma solo quella che è cresciuta in più e che ha provocato i sintomi ostruttivi. Quindi è una tecnica estremamente selettiva e precisa. Si fa ritornare la prostata, togliendo quella che è cresciuta in più, gli adenomi o il lobo prostatico medio, a una prostata di 40 anni, quindi molto più piccola e ridotta. La riduzione che si ottiene sulla prostata trattata è del 70% di volume. Per cui, e ripeto, è mini invasivo, questo è ambulatoriale, senza ricovero, con anestesia anche locale, oppure una locale assistita con una lieve sedazione. Prima l'eco laser determina anche qui un piano virtuale di trattamento sul computer per vedere quanta e quale zona della prostata distruggere con una necrosi coagulativa, termoablativa, così si chiama, e poi si esegue il trattamento inserendo queste fibre laser all'interno di un ago posizionato sotto guida ecografica per via transperineale ecoguidata con assoluta precisione, millimetrica precisione oserei dire, e vengono inserite all'interno dei lobi prostatici che sono ipertrofizzati, se lo sono ingranditi con l'andare dell'età. Per cui distrutti questi lobi, il paziente guarisce dalla sua sintomatologia pre-intervento e lo fa senza ricovero, senza sanguinamenti, assolutamente, perché la prostata viene aggredita dall'esterno e non dall'interno, quindi non ci sono sanguinamenti, le urine chiare, e risolve la sua problematica in maniera veramente mini-invasiva, con un trattamento pressoché ambulatoriale. Grazie a questi nuovi macchinari, ecco, questo è l'eco laser, famoso, il laser interstiziale, che ha la caratteristica di riprodurre delle forme di necrosi volumetrica sempre uguale, sempre ben determinabile. Non so se è tutto chiaro o c'è qualcosa esaustivo. È stato chiarissimo, professore, come sempre. Io la ringrazio, è sempre un grande piacere averla qui. Grazie ancora, professore. Grazie a voi tutti per questa possibilità informativa che avete dato ai telespettatori. La comunicazione che fa la TV è importante perché tante persone non sanno di queste nuove metodiche e l'occasione della TV penso che rivesta una diffusione importantissima comunicativa. Grazie a voi tutti. A lei, professore, da parte di tutti i pazienti che troveranno utile e interessante quello che lei oggi ci ha detto. Grazie ancora e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.